Shoah, Shoah, Olocausto, Olocausto. La Corte di Strasburgo condanna il negazionismo. I negazionisti vanno condannati e messi in prigione. Shoah, Shoah, Olocausto, Olocausto. Lo sterminio degli ebrei, lo sterminio degli ebrei. La Corte di Strasburgo. Io la notizia l'ho letta ora sull'Ansa, l'Ansa, con l'Ansa, e tale notizia ve la metto come digna di appunto di questo video. Ma pensate voi, c'è ancora qualcuno che nega la Shoah, che nega lo sterminio di 5-6 milioni di ebrei messi nelle camere a gas e poi negli inceneritori? Dicono che non è vero, non è vero che c'è stata la Shoah. Dicono che la storia la scrivono i vinti. Ma finiamola con questa faccenda della storia la scrivono i vinti. E chi è che la deve scrivere la storia? I perdenti? Ma i perdenti non c'hanno più niente, non c'hanno neanche la penna e la carta per scrivere. Poi chiariamo che essere vincitori non è una colpa, semmai è una colpa essere perdenti. Io l'ho sempre detto, io Serafino Mazzoni ho sempre detto che quando si entra in guerra, la guerra uno la deve vincere, se no è meglio che non entri in guerra. Ma la storia la scrivono i vincitori. Ma chiediamoci, la seconda guerra mondiale, chiediamoci chi sono i vincitori, chi sono i perdenti. E i vincitori sono gli inglesi, gli americani e i russi. I perdenti sono Germania, Italia e Giappone. E perché hanno vinto i vincitori? Perché i vincitori, inglesi, americani e russi, hanno vinto perché si sono schierati dalla parte degli ebrei. I perdenti, che sono Germania, Italia e Giappone, hanno perso perché si sono messi contro gli ebrei. Poco i giapponesi, degli ebrei non importava quasi niente. Si sono messi contro gli ebrei la Germania e l'Italia. E non ci si mette mai contro gli ebrei, mai. E dice, la storia la scrivono i vincitori, ma perché? Le leggi razziali le hanno scritte i vincitori o le hanno scritte i perdenti? Non ci sono forse le leggi di Norimberga in Germania? E in Italia non c'erano forse le leggi per la difesa della razza? Con le leggi sulla difesa della razza 40.000, 50.000 ebrei, perché tali erano in Italia, 40-50.000 sono stati messi sulla strada, hanno perso tutti i diritti. Le leggi razziali non le hanno mica scritte i vincitori, le hanno scritte gli sconfitti. E poi mi meraviglio tanto, più che di Hitler, mi meraviglio tanto del povero Duce, che l'11 febbraio 1929 ha fatto il concordato con la Chiesa, cioè col cristianesimo cattolico. E dopo il povero Duce va a firmare le leggi razziali contro 50.000 ebrei italiani, dimenticandosi che la religione cristiana è una religione ebraica. Perché il fondatore della religione cristiana è Gesù. Gesù era un ebreo. E Gesù era un ebreo, c'è poco da scherzare qua. San Pietro è il primo papa, era un ebreo. San Paolo, colui che ha portato il cristianesimo in tutto l'impero romano, era un ebreo. A Roma c'è la basilica di San Pietro, la basilica di San Paolo, la via San Giovanni, Santa Maria Maggiore. E Paolo Duce va a firmare le leggi razziali contro 50.000 ebrei, dimenticandosi che l'Italia è il cuore del cristianesimo. Il cristianesimo è una religione ebraica, cioè è stata fondata dagli ebrei. E ci sono ancora
negazionisti dicono che la Shoah non c'è stata, come non c'è stata? Ma se ci sono le leggi contro gli ebrei, le leggi di Norimberga in Germania, e in Italia ci sono le leggi per la difesa della razza, la difesa della razza, la difesa della razza. La razza guerriera, quella italica, la razza guerriera. Ma non è vero che non è vero, è una leggenda metropolitana quella che la storia la scrivono i vincitori. Non è vero, non è vero, non è vero. Ah no, poi bisogna vedere se i vincitori scrivono cose vere o cose false. Hanno scritto cose vere i vincitori, perché non sono mica stati i vincitori a scrivere le leggi razziali, sono stati. È stato il nazismo e il fascismo, le leggi razziali. E i forni, ci sono stati i forni, ci sono tutti i filmati, sia da parte sovietica che da parte americana. E ha fatto bene la Corte di Strasburgo a dire che i negazionisti vanno condannati, vanno messi in prigione. Parola di Serafino Massoni. E Serafino Massoni è l'autore di quest'opera storico-mitologica. Che ora va a rubare nelle librerie italiche, capito? Beh, insomma, morale della favola, anche se in ritardo la Corte di Strasburgo ha dichiarato che il negazionismo è un reato, per cui i negazionisti vanno messi in prigione e così imparano un'altra volta. Soprattutto imparano che prima si deve leggere, prima di parlare si deve leggere la Stirpe del Serpente, capito? Un'opera storica mitologica di Serafino Massoni. Va bene, cari amici, non so se mi sono spiegato. Casomai non mi fossi spiegato, fatemelo sapere che cercherò di spiegarmi meglio. Ok.